Social Podcasting, your digital friends. I consigli di Giuliana. Buongiorno amici di Social Podcasting. Da qualche giorno siamo tornati a poterci godere alcune attività e alcune libertà che in questi mesi ci sono tanto mancate. È anche vero che dobbiamo viverle con prudenza e con nuove modalità indispensabili alla nostra e all'altrui salute. Abbiamo atteso questo momento per un bel po' di tempo e ci siamo ritrovati spesso a fantasticare sulle emozioni che avremmo provato e sulle prime cose che avremmo fatto per festeggiare questo avvenimento. Ciò è successo soprattutto all'inizio del lockdown, quando improvvisamente privati di alcune delle nostre libertà, ci siamo ritrovati ad apprezzare le piccole cose che caratterizzavano la nostra quotidianità. In questo periodo abbiamo provato emozioni e stati d'animo diversi a seconda del momento che stavamo attraversando e ci siamo anche resi conto che ognuno ha reagito in modo diverso. C'è chi si è chiuso in se stesso, chi è rimasto quasi sempre positivo, qualcuno ha impiegato il proprio tempo dedicandosi ai propri hobby e altri hanno dato ascolto alla propria interiorità. Ed è la stessa cosa che sta succedendo adesso, che abbiamo la possibilità di uscire dalle nostre case quasi senza vincoli. In tanti hanno subito colto l'occasione per uscire, incontrare amici e parenti, usufruire di attività commerciali finalmente riaperte. È un modo per ritrovare una routine che avevamo lasciato in sospeso ed è anche un modo per riabituarci ad essa. Ma questa reazione non accomuna tutti, perché ci sono alcune persone che al momento non hanno voglia di uscire e riprendere le vecchie abitudini. Ciò può succedere per vari motivi. Per esempio, alcuni di noi potrebbero aver bisogno di più tempo per affrontare questo ennesimo cambiamento. Per circa 3 mesi ci siamo abituati ad un nuovo tipo di quotidianità e ricordiamo ancora lo shock che abbiamo subito quando da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a trascorrere la maggior parte del nostro tempo in casa. Allo stesso modo, alcuni di noi potrebbero necessitare di un tempo tecnico per riadattarsi al tipo di vita che conducevano prima della quarantena. Bisogna anche considerare che per svariati mesi abbiamo condotto un tipo di vita con una quantità minore di stimoli provenienti dall'esterno. Mi riferisco soprattutto al lavoro e alle aspettative sociali che spesso sentiamo premere su di noi. È comprensibile quindi che questo periodo trascorso in casa ci abbia fatto sentire più tranquilli e meno pressati. Le nostre case hanno funzionato da guscio protettivo, un luogo che ci ha messo al riparo da alcuni stimoli spiacevoli. In altri casi la voglia di continuare a rimanere in casa è legata all'ansia e alla paura di esporsi. Ciò può accadere a causa di un'eccessiva preoccupazione legata al contagio oppure legata al non sentirsi all'altezza di tornare a relazionarsi agli altri. A ogni modo, se questa problematica dovesse protrarsi nel tempo, è bene chiedere aiuto o rivolgersi ad un professionista. Concludo puntando l'attenzione sui bambini, perché anche alcuni di loro stanno avendo difficoltà ad uscire di casa e a tornare alle routine precedenti. In questi casi è sempre bene anticipare ai bambini cambiamenti futuri e motivarli, perché comunque i bambini sono in grado di comprenderli. Dobbiamo tenere presente che i bambini si sono abituati alla presenza costante dei propri genitori e di conseguenza adesso potrebbero soffrire un po' di ansia da separazione relativa alla ripresa delle attività lavorative. È importante comprendere gli stati d'animo dei bambini, rispettarli e comunicare loro che non normale provare anche emozioni negative. Amici di Social Podcasting, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Social Podcasting, your digital friends.